ChatGPT, piano normale o piano a pagamento? Ciao, in tanti in questi mesi vi avete chiesto: Matteo, ma vale la pena utilizzare ChatGPT 4, quello a pagamento, ovvero l'upgrade, il plus, che comprende tante cose rispetto al piano gratuito? La mia risposta è sempre stata: non te lo so dire, perché io ho sempre utilizzato al momento, proprio come base, ChatGPT 3.5, quindi quello che è gratuito, che possiamo utilizzare tutti registrandosi su OpenAI.com, entrando quindi la chat direttamente di ChatGPT. Per le prove che ho fatto, per le funzionalità che ho sempre utilizzato, andava benissimo, ma però anch'io ho avuto la voglia, la tentazione, e sono convinto che possa essere molto utile, di provare ChatGPT Plus per tutte le funzioni che ci sono, ovvero il modello comunque più capace, con la possibilità di navigare, quindi è connesso alla rete e dà informazioni più aggiornate rispetto alla versione 3.5, e anche l'accesso a tutti, soprattutto i plugin. Mi interessano molto questi plugin compresi nella versione Plus, e anche i GPT, l'ultima novità che è arrivata da qualche settimana direttamente da OpenAI, e che è uno strumento davvero interessante. Ci sono tanti già utilizzi delle GPT. Avevo deciso quindi di passare a Plus, la versione a pagamento, ma per un certo periodo ChatGPT, diciamo OpenAI, ha chiuso la possibilità di iscriversi appunto alla versione Plus, proprio perché sono arrivate, quando sono uscite le GPT, tantissime iscrizioni, quindi i server probabilmente non riuscivano a gestire tutto quanto, c'era un numero troppo grande di utenti. È stata inserita poi la possibilità di iscriversi alla whitelist, e infatti mi è arrivato poi l'invito. Ci è voluta qualche settimana, mi sono iscritto, c'era un pulsante qui in alto con indicato mettiti in lista di attesa per poter ricevere info quando potrai accedere a ChatGPT Plus. Mi è arrivata la mail, e infatti per 10 giorni è valida questa possibilità per entrare in Plus e fare l'upgrade. Lo facciamo insieme in questo video, così andiamo a chiarire un pochettino come sono tutte queste possibilità che sono presenti nel Plus, e andiamo a togliere un po' qualche dubbio a tutti quelli che mi hanno fatto questa domanda, per vedere se vale la pena pagare questi $20 più IVA, perché vediamo che il costo, andiamo a fare l'upgrade, comprende anche l'IVA per l'Italia, quindi sono 24,40. Esiste la possibilità di comunque segnalare che si è come azienda e inserire la ragione sociale e la partita IVA per poter anche scaricare direttamente l'IVA, anche se immagino che la fattura venga fatta come fattura straniera, estera, probabilmente americana. Ma adesso non ci perdiamo nei dettagli fiscali, vado a inserire tutte le mie informazioni e vado a fare l'upgrade, l'abbonamento mensile a ChatGPT Plus. Pagamento riuscito, sei stato aggiornato, come dice qui, a ChatGPT Plus. Ed ecco che andiamo a vedere le differenze. Qui in alto, cliccando, abbiamo la versione che stiamo usando adesso, GPT 3.5, oppure possiamo selezionare GPT 4 con da lì e analisi, però c'è un limite, attenzione, di 40 messaggi o 3 ore giornaliere. Vediamo che ci sono già delle novità importanti nella versione 4 rispetto a quella 3.5, ovvero appare questa graffetta, la possibilità di caricare un allegato, un file, un'immagine, un documento, e poter così lavorare su quel documento. Nella versione 3.5 infatti non è presente, dobbiamo usare dei plugin, ho parlato che qui sul canale ci sono vari strumenti, ma non è così semplice. Invece nella versione 4 abbiamo già questa possibilità, e quindi abbiamo la graffetta che ci permette di allegare i file. Ma poi la grande e grandissima novità è stata quella della versione 4 di avere le GPTs, ovvero queste versioni personalizzate di ChatGPT. Questo è stato il boom, il botto che ha portato poi a tantissime iscrizioni per ChatGPT, e quindi a chiudere anche, a creare la lista d'attesa di cui parlavo all'inizio, proprio perché la possibilità di creare una GPT personalizzata ha incuriosito tante persone e ha fatto sperimentare così utilizzi nuovi di ChatGPT. Adesso ne parleremo, non è l'argomento di questo video, ma andiamo un attimo a esplorarla. In pratica, una GPT personalizzata è una versione che possiamo creare direttamente noi, o che possiamo trovare fatta anche da altri, se presente. In questo caso qui ci sono presenti quelle create già da OpenAI, quindi fatte ufficiali, diciamo, con alla base sempre ChatGPT, che hanno dei compiti specifici, ovvero io posso utilizzare, come in questo caso mettiamo quella di DALL-E, è sempre ChatGPT, ma ha dei compiti specifici, ovvero in questo caso è proprio uno strumento che permette di trasformare l'immaginazione in immagini. È quello che fa DALL-E già come strumento, di cui ho parlato in vari video qui sul canale, ma qui l'abbiamo all'interno di ChatGPT, e quindi possiamo conversare, possiamo chiedere di creare delle immagini. Adesso io sto mettendo questa, un'immagine fotorealistica di un certo tipo,
E da lì crea l'immagine, ma non solo si limita alla creazione dell'immagine. Dopo possiamo discutere, possiamo dire trasformarla in questo modo, fai così, interagire e avere quindi un qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo normalmente con gli strumenti di creazione delle immagini. Vediamo, questa è la descrizione. Io ho voluto fare un'immagine fotorealistica mettendo anche il tipo di obiettivo, per essere ancora più specifico, di una ragazza in elegante abito rosso con lo sfondo di una città distrutta e piena di macerie, e questo è il risultato, che è davvero molto molto valido. Ma io appunto non devo e non posso fermarmi qui. In questi casi devo continuare a parlare, poi posso dirgli di parlare chiaramente in italiano e dirgli magari di avvicinare di più la ragazza, di inquadrare solo lo sfondo o il volto, insomma dopo ci si può giocare. In questo caso io ho voluto avvicinare di più il volto per portarlo in primo piano e mettere anche una lacrima che scende dagli occhi, ed ecco il risultato con le richieste che ho fatto. Quindi è sempre la stessa immagine con il volto in primo piano, la lacrima non perfetta direi in questo caso, questo è meglio, che scendere agli occhi. E poi posso andare da qui ed elaborare, modificare, posso dire creami degli adesivi anche da questa foto, cioè posso poi fare tutto quello che serve, sempre dialogando direttamente con ChatGPT e creando, costruendo l'immagine con questo dialogo. Adesso vediamo che qui con DALL-E posso vedere i dettagli di questa GPT personalizzata. Ti dice cosa permette di fare, posso copiare il link, condividere questa chat e nascondere poi dalla barra laterale se non voglio più vederla. Le altre che sono presenti, andiamo a vedere come tipologie di GPT, ce ne sono di tanti tipi. Per esempio il mitico Raffaele Gaito, che ha creato un elenco di 50 GPT già pronte all'uso che fanno svariate cose, una magari dedicata alla customer, adesso non so come si chiama, comunque il rapporto con i clienti, una creata per andare a magari a fare social media manager, social media strategist, l'altra per specializzata nel creare le inserzioni Facebook, un'altra specializzata nel fare le più disparate faccende quotidiane. Vediamo qui che ci sono, questo per esempio, questa tech support advisor che permette di fare il setting up di una stampante o risolvere un problema. Se hai un problema di qualsiasi tipo di elettronica e di tecnologia, c'è questa GPT personalizzata che ti permette di fare determinate cose. Fra i compiti che sono già così inseriti di base, puoi chiedere come trasformare un Google Doc in PDF, qual è la via migliore per settare il mio smartphone, qual è il miglior modo, come posso installare la stampante, o non sono sicuro di usare questa applicazione, posso poi aiutarmi, posso chiedergli un sacco di cose legate al mondo della tecnologia. Oppure posso andare a vedere questo che fa data analysis, game time, questa GPT spiega giochi da tavolo, giochi di carte per giocatori di qualsiasi età e via di seguito. Insomma, ce ne sono tante, ma posso anche creare le mie GPT. Come si fa a creare una GPT personalizzata? Magari su questo, se ti interessa, scrivilo nei commenti, andremo a fare un video specifico su come crearla al meglio, andando a vedere i vari passaggi, però come puoi notare, giusto per entrare in questa tipologia, abbiamo messo crea una nuova GPT e qui si apre il GPT Builder, ti dice ok, ti aiuterò a creare una nuova GPT, comportati come un creativo che aiuta generando visual per vari nuovi prodotti. Ecco, questo si può fare anche in versione semplificata con la versione gratuita di ChatGPT 3.5, usando il classico termine agisci come. Questa possibilità infatti permette, fatta all'inizio delle conversazioni, quindi quando creiamo una nuova chat e partendo con agisci come, permette di far sì che ChatGPT si comporti proprio impersonando quel tipo di personaggio, di esperto, di settore di riferimento. E quindi posso dirgli agisci come un ingegnere del suono, agisci come un social media manager, agisci come un architetto, agisci come un avvocato, come un esperto di pubbliche relazioni. E in quel caso appunto, quando noi facciamo questa richiesta e dialoghiamo con ChatGPT, ChatGPT risponderà utilizzando le informazioni che gli abbiamo dato e comportandosi come quella persona. Oppure possiamo utilizzare le istruzioni personalizzate che sono qui presenti, che anche queste aiutano a creare così, diciamo, delle sorti di GPT, anche se non sono proprio uguali, comunque di GPT personalizzate che permettono di comportarsi in un certo modo. Quindi è fattibile anche, diciamo, con la versione 3.5, ma è chiaro che le GPT che abbiamo nella versione 4 sono poi tutta un'altra cosa e permettono di essere molto più personalizzate. Ma torniamo al nostro GPT Builder, quindi clicchiamo su crea una GPT,
E qui vediamo che possiamo configurare tutto quanto. Adesso, come dicevo, non è l'argomento di questo video la creazione di una nuova GPT, ne parleremo. Se ti interessa, mettilo nei commenti, così andrò a fare un video apposito. Però vediamo che abbiamo tutte le possibilità di personalizzazione: nome, descrizione, le istruzioni, gli starter per iniziare la conversazione, la conoscenza, quindi file aggiuntivi a cui questo GPT può fare riferimento. Possiamo caricare dei file, possiamo dargli capacità se può utilizzare DALL-E per creare le immagini, può fare web browsing, creare le azioni, insomma c'è tanta cosa, ci sono tante cose, c'è tanta roba da personalizzare e assolutamente quindi possiamo creare delle interessanti GPT nostre, personalizzate, uniche. Ne parliamo se vuoi in un prossimo video. Adesso andiamo a vedere invece i plugin. I plugin adesso, come abbiamo visto, non sono presenti all'inizio, ti dico, ho faticato un po' per trovare i plugin. Per applicare e poter utilizzare i plugin bisogna andare qui sul nostro piano e andare su impostazioni e beta e andare sotto funzionalità beta e attivare i plugin. Adesso io li avevo già attivati chiaramente, ma devo attivarli da qua, se no non compaiono e non c'è la possibilità di utilizzarli. Infatti all'inizio cercavo, dicevo dove cavolo sono sti plugin che dovrebbero esserci con la versione plus e non c'erano. Quando ho attivato questo, andando su ChatGPT, ecco che se posso selezionare GPT-4, GPT-3.5 e plugin. Nessun plugin installato, adesso appaiono i vari plugin che ho inserito. Adesso ne ho messi 3, posso metterne fino a 3, ma andiamo a vedere il plugin store cosa offre. Ecco qua, qui c'è il negozio dei plugin. I plugin sono appunto delle funzionalità aggiuntive, degli strumenti aggiuntivi che posso andare a inserire per fare determinate azioni con ChatGPT. Qui possiamo vedere i più popolari, possiamo vedere quelli più nuovi, possiamo vederli tutti o quelli installati. Al momento io ne ho installati 3 di prova: Coupert, che permette di cercare in tutto internet la ricerca dei migliori coupon negli store online, o il Meme Generator, che permette di creare dei meme, o Stories, che permette di creare bellissime storie illustrate facilmente. Per attivare il plugin, adesso vediamo come si fa, comunque prima vediamo quali ci sono determinati poi strumenti. Posso cercare all'interno del plugin qualcosa che mi serve, qui posso trovare le informazioni, mi dice attenzione che sono alimentati da applicazioni terze che non sono controllate da OpenAI, quindi controlla sempre che il plugin sia attendibile. Vediamo alcuni di questi plugin, per esempio c'è questo di Expedia, che è perfetto per programmare i viaggi. Questo Make a Sheet, che genera un file, non sheet come altra parola, ma sheet come foglio di Excel, che permette di andare a creare un file CSV che può essere importato poi in Google Sheet o Microsoft Excel. Un link reader che legge qualsiasi link, pagine web, YouTube, PDF e altre cose. Questi sono i più popolari che sto andando a vedere. Prompt Perfect. Questo per esempio è molto famoso perché permette di andare a creare dei prompt efficaci e modificati. Ad esempio, se io parto da un prompt semplice, cosa che di solito quando siamo all'inizio con ChatGPT facciamo tutti, mettiamo come posso creare un post Facebook efficace, corto, con poche informazioni, il prompt perfect ce lo migliora aggiungendo tante informazioni in più, creando il prompt perfetto per avere le migliori risposte. E quindi assolutamente aiuta anche a capire come si possono poi migliorare i prompt. Io ho visto che aiuta proprio a far capire tutte le informazioni in più che si possono aggiungere per far sì che un prompt sia veramente efficace e che risponda alle nostre esigenze. Questo va sicuramente utilizzato, va provato, perché è molto utile da inserire anche in ChatGPT. Anche questo è molto famoso, Wolfram, per tutto quello che riguarda la matematica, o Smart Slide, che permette di creare velocemente delle presentazioni in PowerPoint grazie all'intelligenza artificiale. Si mette semplicemente quello che serve e praticamente l'intelligenza artificiale fa il resto, un po' come Tom, lo strumento di cui ti ho parlato anche qui sul canale, bellissimo, che fa queste cose in maniera spettacolare. Poi possiamo vederle un po' tutti gli strumenti e navigare attraverso, guardiamo, ci sono 130 pagine, c'è di tutto. Io ti consiglio, come ho fatto, questo interpreta i tarocchi addirittura, come ho fatto io, di andare a cercare comunque in rete quali sono i plugin migliori, ce ne sono di bellissimi e interessanti, e per andare a sperimentare per poi tenere i plugin che si possono tenere appunto direttamente in ChatGPT. Adesso li attivo, perché nel momento in cui registro questo video sono 3 al massimo i plugin che posso tenere attivati, e quindi scelgo questi 3. Ad esempio,
posso, se creo una storia e provo a fare una cosa di questo tipo. Creo una storia di un bambino di nome Marco che deve affrontare un gruppo di alieni provenienti da Solaris 4. Mettendo crea una storia, come puoi notare, ecco qua, utilizza Stories, quindi fa partire il plugin di Stories e utilizza questo plugin per creare questa storia qua. Adesso la sta facendo e con questo plugin è molto interessante perché va, adesso se andiamo a prendere il link e copiare il link direttamente o clicchiamo sul link, ecco qua la storia, possiamo vedere che utilizza questo strumento per creare proprio un libro con la storia. Vedi che qui abbiamo il testo e sta generando l'immagine. Marco era un bambino di 10 anni con un cuore coraggioso, eccetera eccetera. Poi andiamo avanti nella storia e adesso pian piano, chiaramente ci vuole un po' di qualche minuto per fare la generazione. Ecco fatto, Marco si avvicinò e scoprì che era una navicella spaziale, adesso uscirono quattro esseri straordinari e il libro dopo si può anche andare a pubblicare e poi si può esportare, possiamo editare, possiamo fare tantissime cose creando la nostra storia e si può anche fare mettere una voce che va a leggere poi la storia. È un plugin questo eccezionale, ma come questo ce ne sono poi tantissime. Eccolo qua, e qui abbiamo questo strumento. Adesso creo una nuova chat, in questo caso voglio sperimentare Kupert. Questo plugin si attiva se gli diciamo proprio di utilizzarlo. Gli metto utilizza Kupert per cercare buoni sconto, avevo già provato in Italia ma non li trovava in Italia, e metto buoni sconti sull'acquisto di una PS5, vediamo se trova qualcosa. E ecco che viene fuori Kupert, utilizzando Kupert dice che non ci sono buoni specifici su uno sconto per l'acquisto di una PS5 su Amazon, ma non mi accontento, allora gli ho scritto cerchi in altri siti oltre ad Amazon e ha cercato per Best Buy, con questi sconti che si possono utilizzare su Best Buy. Anche qua dobbiamo comunque interagire e non fermarci alla prima risposta, ma cercando di trovare altre soluzioni, altre possibilità. Naturalmente qui i buoni sconti sono, buono sconto sono per qualsiasi tipologia. Adesso ho cercato un articolo specifico, ma se cerchiamo su tecnologia di qualsiasi, o cerco magari, non so, televisori e altre cose, è molto più facile rispetto a un singolo articolo. Se sono su una categoria è molto più facile. Quindi questo è anche un altro plugin, poi se ne possono sperimentare tantissimi. Conclusioni. Allora, conviene utilizzare ChatGPT a pagamento rispetto alla versione normale? A mio avviso, cosa ho riscontrato in queste prove? La versione 4 quindi ha di vantaggio il fatto di essere collegata al web, questo secondo me è il vantaggio migliore. Poi dicono che chiaramente abbiamo la priorità rispetto ai server quando sono imballati, ma io anche con la versione 3.5 non ho trovato tantissimi problemi, anzi quasi mai ultimamente. È più veloce, non ho trovato questa gran velocità, però il potersi collegare direttamente al web anche per le info ufficiali, per le info dell'ultimo minuto, e può essere interessante perché comunque c'è una possibilità di interazione maggiore. Poi ci sono appunto le GPTs, che sono una cosa pazzesca, utilissima anche qua, che può essere molto molto utile e ha mille utilizzi, ne parleremo se vuoi in un futuro video. I plugin, anche questi interessanti perché possiamo utilizzare delle funzioni in più rispetto a quello che abbiamo con l'utilizzo normale, quindi i plugin sicuramente sono anche qui molto molto utili, e anche la possibilità poi di caricare con GPT-4 dei file. Tutto questo naturalmente anche da applicazione, anche l'applicazione con ChatGPT versione 4 è sicuramente un qualcosa in più, anche se lo usiamo sullo smartphone. Tutto dipende chiaramente da come la utilizziamo. Se il nostro utilizzo semplicissimo è su cose di base, le cose che possiamo trovare qui, spiega questo codice, crea un codice, creami un post, possiamo fare benissimo tutto con ChatGPT 3.5, funziona già molto bene. Se vogliamo avere qualcosa in più, fare un passaggio, ma dobbiamo essere anche pronti a voler sperimentare, provare le GPTs e interagire comunque di più, allora sicuramente la versione a pagamento, la versione Plus, può dare delle cose ulteriori, può dare qualcosa di più ed essere un assistente completo in tantissime attività. Magari tornerò a parlare dopo un mesetto o due di sperimentazione, nell'attesa che magari escano fuori altre novità o altre cose importanti per l'utilizzo di ChatGPT. Bene, io spero che questo video ti sia stato utile. Ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per future notifiche. Se vuoi anche un video dedicato a come
creare l'EGPT, se è più dedicato appunto a questo, scrivilo nei commenti e così lo metterò in scaletta. Ricordo che tra l'altro gli abbonati del canale hanno una preferenza per la creazione dei prossimi contenuti, quindi se vuoi aiutarmi e darmi info per creare prossimi contenuti non ti resta che abbonarti anche al canale. Costa poco, mi offri un caffè, ma mi permetti di creare sempre nuovi contenuti anche con il tuo supporto. Un saluto da Matteo e alla prossima, ciao!